Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia Davide Chiara Channel. Bene, quest'oggi facciamo un video insieme, ci facciamo la barba insieme, è lunghissima come potete vedere. Ho il rasoio della Brown per accorciarla, ma dato che è nella scatola, devo tirare fuori Beauty per mettere dentro il rasoio con le lame, con le misure e tutto quanto. Non avendo voglia di tirarlo fuori, allora uso la mia lametta anziché passare prima la macchinetta e poi la lametta. Andiamo direttamente con la lametta. Allora apriamo l'acqua, uso il mio solito gel da barba della Gillette, che ormai mi trovo comodo da quando sono usciti, lo sapete. Faccio sempre la barba con questa e via, andiamo. Allora, solitamente si sa, i ragazzi, uomini così, che non sanno che la barba va fatta di mattina, però io la sto facendo adesso perché non ho voglia ogni volta di fare la barba, infatti me la faccio. Infatti la barba me la faccio una volta alla settimana perché non ho proprio voglia. Per me è una rottura di scatole fare la barba ogni volta. Però adesso a una certa lunghezza la devo fare, se no mi fa male quando la faccio. Adesso mi insapono, di sicuro dovrò fare due passate. La metto, logicamente l'ho messa nuova. L'altra lametta era usurata, perché a me fortunatamente le lamette mi durano tanto, perché uno, uso quelle della Gillette, due, facendomela una volta alla settimana, va bene, che la lametta mi rimane, con una lametta faccio tante rasature. Poi le lamette queste qua costano. Andiamo giù di barba, vedete? Allora, quando ce l'ho così lunga, ragazzi, se la lametta è usurata mi fa malissimo, ma dato che la lametta è nuova, di zecca, allora la lametta scorre più facilmente sulla barba lunga e non mi fa male. Però per togliere del tutto devo sempre fare due passate io, perché io ho la barba grossa, sembra che ho la carta vetrata con questa barba. Guardate, la faccio adesso così poi sono a posto. Passiamo questo lato adesso. Sì, decisamente devo fare due passate, ragazzi. La metta nuova, ma ne devo per forza fare due. Perché toglie pochi peli e toglie tutto il gel. Ora non mi faccio problemi, devo stare attento a non tagliarmi, perché io quando la faccio vado giù pesante con la mano. La mano deve essere delicata, ragazzi, lo sapete. Ah, sì. Ho sempre avuto il vizio di andare veloce con la lametta. Un altro ho comprato, c'era la lira, ho preso proprio il rasoio del barbiere. Il barbiere mi fa, guarda che se non sei capace di usarlo ti tagli, eh. Infatti c'avevo la barba, ho provato, l'ho abbandonato subito perché mi sono tagliato. Quello non è facile da usare, eh. L'ho inclinato in una certa misura. Pensavo peggio, ragazzi. Pensavo di farmi male, invece sta andando liscio come l'olio.
l'acqua la lascio sempre aperta, perché comunque non è tanto aperta, cioè la faccio scorrere piano, perché comunque ogni 2 secondi la devo sciacquare. Diciamo che come prima passata non è male, non mi posso lamentare, dai. Ora però per forza fare la seconda, perché così non me la toglierà mai la barba, essendo che è lunga. Andiamo a sciacquare bene la lametta. Spero che vi rilassi il rumore dell'acqua. Allora, la lametta è stata pulita e ora ripassiamo con la seconda. Ora facciamo la seconda passata. Qua mi continua a cadere sta gel. Ora faccio, ho fatto il pelo, ora vado a fare il contropelo direttamente. Così almeno si leva. Una volta quando me la facevo crescere, dovevo fare 5 passate. Ma si parla proprio di quando ho iniziato a lavorare, a fare il primo lavoro aiuto elettricista, che non ci volevo fare la barba, mi facevo solo la doccia quando si tornava a casa, o quando facevo il muratore, facevo sempre la doccia, ma mai la barba. La facevo solamente il sabato che non lavoravo, o il venerdì appena finivo. Contropelo, sentite il rumore? Pensate che di questa qua ne ho un'altra, perché nella confezione della macchinetta per i capelli della Braun c'era in omaggio un'altra lametta di questa. L'unica fregatura che quando si comprano le ricariche, queste qua, dentro ce ne sono solamente 2, non so perché. E costano, cioè se vado, quando vuole comprare se lunga una ricarica, una confezione, la pago sui 15 euro. Se vado da quei saponi con 11 euro, se non sbaglio, ce ne sono dentro ben 4 le confezioni. Ne facciamo sempre 2 io e 2 mio paio. Perché mio padre c'ha la sua lametta, io c'ho la mia. Mio padre è sempre Gillette anche lui, Sono che io c'ho la testina rotante e lui c'ha la, perché gliel'ho regalata io, c'era solo questa. È sempre della Gillette, però è, non ha la testina rotante, che poi non è che cambia tanto da testina rotante o normale. Quello che conta è che taglia bene. Quelle della Gillette veramente la adoro. Ora rifaccio un attimo il pelo, senza più, sempre senza gel però.
elimino un attimo gli ultimi peli rimasti sotto e poi gli do la passata con il contropelo. Adesso ancora un attimo il pelo qua. E quello che non va via lo faccio col contropelo. Perfetto. Ora andiamo giù di pelo qua. Quasi finito. Sto facendo il video. Ecco qua. Praticamente ho finito. E ora do l'ultima ripassata facendo il contropelo, proprio per eliminare il tutto. Ormai sono a posto. È seccante fare la barba comunque. Come suppongo per le donne sia seccante fare la ceretta. Se trovo il coraggio faccio il video della ceretta che fa male. Ecco qua. Tocchiamo, pelle bella liscia. Ora la lametta gli diamo una bella sciacquata per togliere i peli residui della barba. E intanto si incastrano. Vedete, la lametta è completamente pulita, non ci sono residui di peli di barba, la vado a posare. Ora sciacquiamo la faccia. Ecco, ora mettiamo via il gel, una bella sciacquata. Ora chiudiamo l'acqua, andiamo a asciugarci la faccia. Devo dire la verità, mi sento vino libero. Ultima operazione, mettiamo il dopo barba della Malizia preso da acqua e sapone, perché l'S lunga non è che ce ne erano di buoni e poi costavano tutti. C'è quello deluxe che mi piace tanto, ma ragazzi, per un dopo barba costa. Brucia. Brucia, ragazzi. Ora, dopo barba, ne basta proprio un goccio. Andiamo a mettere via. Dove cavolo? Lo mettiamo qua. Sciacquo le mani un attimo. Ora, una cosa semplice, semplice per farla asciugare in fretta. Prendiamo le due estremità. E voilà. B.
Bene, ragazzuoli, dietro di me vedete i panni da lavare. Bene, io spero che questo video della barba vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia rilassato il rumore un po' della lama quando andavo su facendo il contropelo che grattava e un po' col rumore dell'acqua. Bene amici, io vi auguro una buona giornata, vi ricordo di iscrivervi al canale di Coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandra, al canale Chiara d'Alessandra SMR. Io vi auguro ancora una volta una buona giornata, solito bacione, solito IA e ciao!